il fungo è come un bambino, il fungo è una persona umana. Cioè io quando vado dentro in fungaia chiudo gli occhi, se sto bene io stanno bene anche i funghi. Vengono cresciuti con amore. Io faccio, è già da 38 anni che faccio 3-4 giri in fungaia anche le volte a mezzanotte. Perché a mezzanotte non c'è nessuno, ti concentri nel abbassare la temperatura, stare la temperatura, bagnare, non bagnare. Però è 38 anni che lo faccio e mi emoziona ancora. Io ho sempre puntato a fare un prodotto come lo dovessi mangiare io. Una fungaia vivibile, con luce, con musica, un ambiente bello, il laghetto, il verde, perché è un prodotto anche che si mangia. Quando la gente viene qui a vedere, deve vedere che produce una cosa da mangiare. È un lavoro molto duro perché lo devi fare tutti i giorni, dal primo giorno dell'anno al 31, se vuoi fare qualità. Attualmente abbiamo 36 stanze con 120 dipendenti. Uno direbbe che sono molti, però nei funghi è molto importante fare tutto, lavare, pulire. Quando vanno a casa la fungaia deve essere in ordine. I dipendenti sono la forza dell'azienda. La nostra azienda è come una famiglia. Bisogna volerli anche bene, i dipendenti, e ascoltarli, perché se non li ascolti non fai i miglioramenti. Io ho cominciato a fare i funghi nel 1980 e un anno dopo, due anni, ho conosciuto Officine Alpi, perché noi attualmente facevamo tutto manuale ed era molto faticoso, ma grazie alle macchine di Alpi, che è l'unica azienda in Italia che lavora bene con serietà e ha un'organizzazione, assistenza e tutto, siamo riusciti a ingrandire l'azienda, perché senza le macchine non potevamo ingrandire l'azienda, era impossibile. Senza Alpi ci dovremmo rivolgere in Olanda, in Polonia e non so dove. Però anche gli olandesi, che sono tanto bravi, adesso noi li abbiamo sorpassati, sia con la qualità e anche con le macchine. Ho cominciato a fare i funghi, ho voluto imparare tutti i segreti nel fare il prodotto. Siccome che il fungo in 15 giorni cresce, dovevi essere attrezzato al massimo. Cioè tu non puoi ingrandirti se non sei capace di fare il lavoro. E le macchine di Alpi ci hanno permesso di potersi ingrandire, perché ha fatto un sistema di spostamento sia nel nastri sia nella macchina da seminare, in tutto molto veloce e non faticoso. Quando si faceva manuale ti voleva due giorni seminare, adesso semini in un'ora e mezza. La velocità, quello è molto importante. Un'altra cosa molto importante, che nei funghi il compost che si adopera è un po' acido, quindi lui ha fatto una macchina tutta zingata a caldo e acciaio, inox, perché la macchina la devi lavare tutti i giorni. Quando semini va lavata, è molto importante questo. Quindi siamo andati là con i dipendenti a vedere la macchina e a dire le modifiche che ci sono da fare. E lui ha ascoltato. Lui fa le macchine su misura di ogni azienda. Poi ultimamente abbiamo preso una macchina carica scaffali molto più veloce, molto pratica per la manutenzione, che non c'è bisogno del dipendente. Ah, c'è una pompetta che ogni tot di ore fa l'ingrassaggio automatico. Questo robot è nato da una collaborazione tra la Funghi Valentina e Alpi. È stata una mia idea perché era fatica lavare i scaffali. E devi pensare a chi la fa la fatica. Perché facendo manuale il dipendente non può fare un lavaggio perfetto, i robot ti fanno un lavaggio perfetto. Quindi eviti malattie, eviti tante cose. E secondo me avrà un futuro quella macchina. Abbiamo depositato il brevetto, pensiamo che possa aver successo in tutto il mondo.
tra noi Alpi, oltre al lavoro, c'è un'amicizia. Cioè lui si fida di me, io mi fido di lui. Io cerco di avere dei collaboratori seri di cui ti fidi, perché non puoi controllare tutto. Però sai che se succede qualcosa, questo ne risponde. Officine Alpi mi fido perché hanno trasmesso l'innovazione, la capacità, tutte queste cose, l'organizzazione dal nonno al papà e adesso ci sono i figli. Cioè loro tanti anni che fanno queste macchine in fungicoltura. Quindi ha permesso anche lo sviluppo della fungicoltura in Italia. Quindi ti puoi fidare anche nell'acquistare le macchine, che c'è una nuova generazione, che anch'io ho due figlie, quindi penso che se avrò bisogno ci sono loro.